Buon pomeriggio a tutti cari amici di Binomania, oggi sono qui per presentarvi due fototrappole. Grazie alla collaborazione di Canicom infatti ho potuto testare per quasi un mese la SpyPoint modello Link Micro LTE, che è questa, e costa 239 euro, mentre il modello un po' più evoluto in quanto dotato di batteria solare, di cella solare scusate, e batteria ricaricabile, che ne costa 379 euro. Vi posso dire che la loro caratteristica principale, che poi comunque sarà ben specificata all'interno della video recensione, è la possibilità di inviare attraverso una semplice app, senza particolari acquisti di SIM o senza procedure molto complicate, le immagini direttamente sul vostro smartphone anche in tempo reale. Quindi io direi di iniziare immediatamente questa video recensione partendo da un unboxing. A tra poco. Questa è la scatola che contiene il modello Link Micro LTE, quindi quello privo di batteria ricaricabile e cella solare, e vi faccio vedere che cosa è contenuto al suo interno. Allora, potete trovare di serie innanzitutto la fototrappola con il sistema di sicurezza per non rompere l'antenna. All'interno della scatola invece sono presenti un certificato di garanzia, poi un manuale di istruzioni che in realtà è una guida molto rapida, anche se poi come vedrete è veramente facile da installare. C'è anche questo adesivo che è secondo me interessante soprattutto per i più smemorati, è multilingua e va a inserirsi all'interno del coperchio che custodisce le batterie e la micro SD, quindi è fatta in varie lingue e ovviamente noi dovremmo poi mettere quella in lingua italiana. Sempre di serie troverete una scheda micro SD con l'adattatore dedicato, poi ne tiro fuori soltanto una, ci sono quattro batterie alcaline della Energizer e una cinghia per il montaggio sugli alberi, insomma dove vorrete. Devo dirvi che questa cinghia è una delle più interessanti, anche fatta molto bene rispetto ad altre fototrappole che ho avuto modo di utilizzare, perché è comunque, oltre che lunga e spessa, anche un sistema grip a strappo e chiusura molto rapido e all'atto pratico è molto funzionale. Ecco, questi sono gli accessori in dotazione alla Micro LTE. La differenza rispetto a quella Solar è che troverete al posto delle pile anche una batteria al litio ricaricabile, che quindi va a ricaricarsi con il pannellino, con la piccola cella solare. Adesso vediamo il montaggio e le sue caratteristiche tecniche. Inizio col dire che questa fototrappola scatta solo fotografie non filmati. Poi più avanti su Binomania presenterò una recensione su altre due fototrappole SpyPoint che sono in grado di riprendere anche video nel formato HD. La SpyPoint Link Micro LTE fa parte delle serie di trail camera della serie Link definite fototrappole cellulari, che sono ideali per ottenere in tempo reale informazioni su cosa sta accadendo in mezzo alla natura o anche nel vostro giardino o nella rimessa della vostra barca. Questo è un modello entry level che presenta delle soluzioni di ripresa molto interessanti. È infatti leggera, robusta e consente di essere fissata con i cavetti antifurti, ad esempio questo è il passante che va a chiudere direttamente la scatola e proteggendo nel contempo anche la micro SD. Questo è un fattore molto positivo da tenere in considerazione in fase d'acquisto, visto che personalmente ho posseduto e usato delle fototrappole che avevano uno sportellino sempre accessibile.
Il colore grigio camo, come vedete, è abbastanza neutro da essere inserito in ogni contesto naturalistico, anche se secondo me non sarebbe male avere delle texture acquistabili separatamente in grado di adattarsi all'ambiente preferito. Insomma, quando l'ho installato ad esempio in una zona rocciosa, grazie a questo grigio ammetto di aver avuto delle difficoltà a trovarlo anch'io, perché si mimetizza veramente molto bene tra le rocce di alta montagna. All'interno è anche presente una levetta per l'accensione e lo spegnimento. Poi c'è un piccolo LED che serve per verificare l'attivazione e la potenza del segnale, il piccolo vano per le micro SD. Come vedete, in questo caso ha già trovato il segnale praticamente cellulare e vi fa vedere che la fototrappola è pronta per essere utilizzata. Ottimale secondo me anche la posizione del vano delle batterie, che si presenta con il classico schema 4x4, che come vedete è in grado quindi di contenere molto anche le dimensioni della fototrappola. È anche presente, ma dovrei spostarla leggermente, vediamo se riesco, qua sotto è presente anche la filettatura per il collegamento con i treppiedi fotografici. Ha una sensibilità del sensore di movimento di 0,5, che invece è 0,4 per il modello Solar. Questa è l'unica differenza, diciamo così, per ciò che concerne il reparto fotografico. Ha un range del flash di 24 metri, invece l'angolo del sensore PIR è di 42 gradi. Ha la funzione fotografia, dopo vi spiegherò anche, c'è anche la possibilità di fare ad esempio il multiscatto e di tarare determinati altri parametri. La scheda SIM che vi ho mostrato è già inclusa all'interno della fototrappola, quindi non dovrete acquistare nulla separatamente. Quindi direi che ha la possibilità di riprendere di giorno, quindi a colori, ovviamente poi di sera. Il modello Solar, che costa 379 euro, ha di serie la cella solare, che è già integrata, non dovrete montarla perché vi arriva già così, e poi all'interno, al posto del vano per le batterie, troverete questa batteria al litio LIT 10, che oltretutto è vendibile comunque anche per tutta la serie Link, potete acquistarla separatamente, che va a ricaricarsi direttamente attraverso la cella solare. Io ho fatto delle prove, ho scattato tantissime foto, dopo vi dirò con precisione cosa è accaduto dopo aver scattato oltre 1000 foto in 16 giorni di tempo. Quindi vi darò i dati, diciamo, di carica della batteria del modello Solar e del sistema invece più economico Micro LTE. Farò vedere anche specificatamente come funziona l'applicazione direttamente sul sito ufficiale, anche se sullo smartphone è ancora più immediata. La prima cosa da fare quando riceverete la fototrappola sarà quella di fotografare attraverso l'applicazione SpyPoint questo codice che è presente all'interno di ogni fototrappola. In questo modo verrà riconosciuta dal software applicativo. A questo punto dovrete inserire la batteria, la SD, comunque la scheda di memoria è già inserita di serie, e dovrete poi accendere la fototrappola. Adesso vedete, come vi ho fatto vedere prima, sta lampeggiando fino a quando poi arriverà verde, e vuol dire che il segnale sta cercando il segnale, e poi il segnale è a posto. In caso di nessun segnale sarà rossa, in caso di segnale sufficiente sarà arancione, in caso di segnale verde sarà buono. Esiste anche un sistema per intensificare comunque la potenza dell'antenna, sempre disponibile separatamente. A questo punto non c'è poi nulla da fare, nel senso che la fototrappola è pronta e voi potete gestire direttamente le impostazioni attraverso lo smartphone o attraverso il sito web, quindi dal pannello, diciamo così, di controllo dal vostro account sul sito spypoint.com. Questa è ad esempio una serie di fotografie ottenute l'altra sera. Questa ad esempio è una cerva con un tasso, non so se si vede, poi ve le farò vedere bene comunque montando il video, e c'era anche la possibilità, vedete, di condividere direttamente ad esempio con gli amici. Ad esempio adesso io la mando
al gruppo WhatsApp di Binomania e quindi posso fare così e in tempo reale sto trasferendo i dati della mia fototrappola. Per prima cosa, adesso vi faccio vedere il funzionamento del programma. Sullo smartphone non l'ho potuto fare, ve lo faccio vedere attraverso l'app che è presente sul sito. Quindi, come prima cosa, bisogna registrarsi qua in alto a destra. Io l'ho già fatto e quindi, avendolo già fatto, vedo già le due fototrappole. Vi dico già che la Solar è stata spenta ieri pomeriggio, infatti non mi dà segnale. E poi c'è la Link Micro LTE, quella base che ho installato ieri in un'altra postazione. Premendo sulla fototrappola vedete le foto che ad esempio ho prodotto ieri, dove troverete la data, quindi 24, anzi in realtà questa mattina, 24 febbraio 2021, a luna di mattina, c'erano 4 gradi e qui c'era una bellissima volpe. La stessa cosa la potete fare comunque anche con l'altra fototrappola, anche se spenta, nel senso che potete vedere tutte le immagini che avete prodotto durante l'utilizzo. E in questo caso sono state notevoli. Qui la capacità di aggiornamento purtroppo dipende dalla mia linea DSL che non è al massimo. Qui ad esempio vedete delle cerve. E un'altra cosa che vi volevo far vedere è lo status della camera. In questo caso vi dice il modello, poi vi dice la versione del software, l'ultima comunicazione, lo stato della batteria, la percentuale memoria occupata all'interno della SD card e la temperatura esterna. Poi c'è l'ultima installazione, 23 febbraio, il firmware del modem, il numero SIM, eccetera, eccetera. Ma vediamo insieme un attimo il settaggio, perché è veramente rapido, lo potete fare anche attraverso il telefono. E questa opzione, camera setting. C'è la base, poi il settaggio del cellulare e la configurazione avanzata. Nella parte base, diciamo così, potete scegliere solo tra foto per il semplice fatto che le Link Micro, sia la Solar che la LTE base, comunque producono soltanto immagini. Qui c'è il nome della fototrappola, poi c'è il ritardo, che può essere o istantaneo, quindi tra un'acquisizione e l'altra, quindi istantaneo, 10 secondi, 1 minuto, 3, 5, 10, 15 e 30. La possibilità di fare un multiscatto con due fotogrammi, la sensibilità media, bassa o alta. Io ho utilizzato quasi sempre la media, devo dirvi che a parte magari la presenza ogni tanto di vento delle ombre, la fototrappola si è comunque comportata bene. Per quanto riguarda invece l'installazione del cellulare, c'è il primo trasferimento, che sarebbe la praticamente possibilità che avete di attivare dal remoto la fototrappola, cioè voi potete andare a installare a mezzogiorno e poi farla partire alle 5 di sera. Io in realtà utilizzo questo sistema per installarla senza che comunque venga ripreso, perché poi devo chiudere il coperchio e mettere anche il cavetto antifurto, quindi la faccio partire tipo 5 minuti dopo che l'ho installata, con una frequenza di trasferimento che ogni volta, una volta al giorno, 2 o 6 o 12 volte. A quel punto, quando parte la fototrappola, gli dico di fare una foto al prossimo trasferimento e lei mi fa vedere in questo caso l'inquadratura. Almeno per me questo è molto comodo. Poi c'è la configurazione avanzata con il formato della data, tra giorno, mese se volete, poi il tempo 12 ore o 24 ore, temperatura Celsius o Fahrenheit e poi la programmazione settimanale. Voi potete decidere quando farla partire, quindi a che ora, e quando terminare comunque l'attivazione dell'attività della fototrappola. Io l'ho trovata molto utile perché in un mio posto preferito del mio bosco, insomma, ci sono degli scoiattoli e sono molto attivi al mattino, quindi continuano a far partire la fototrappola e potrebbe essere un problema qualora beneficiaste soltanto dell'abbonamento gratuito da 100 immagini al mese. Dopo la programmazione settimanale potete decidere anche se mettere il trigger, quindi la velocità, diciamo, dello scatto, su veloce o su ottimale. Io l'ho quasi sempre tarata su veloce perché nel mio bosco ci sono faine e anche altri animali un po' veloci e quindi mi sono trovato bene a fare dei scatti rapidi. Poi c'è la possibilità di settare sul medium la qualità media o alta dell'immagine che potrete scaricare all'interno comunque del database disponibile online. Qui c'è l'attivazione o meno del cellulare, perché potete anche decidere di sganciare la fototrappola dal cellulare. E qui c'è il reset, quindi se volete riportare le impostazioni
a livello basilare potete farlo attraverso questo semplice pulsante. Vorrei farvi vedere l'ultima cosa. Qui vedete lo status della fototrappola. Ad esempio, adesso nel momento in cui sto girando questo video, poi senz'altro alla fine del montaggio della recensione ne avrò fatte di più, la fototrappola ha scattato 1288 immagini. Infatti dopo vi parlerò anche della sua capacità di contenere la carica grazie al pannello solare. C'è anche lo Spy Point Insider Club e voi potrete, se volete, iscrivervi al club della Spy Point per beneficiare, come tutti i club, e godere di alcune, ad esempio, sconti come il 20% di sconto sul piano di trasmissione foto su ogni dispositivo, poi 50 foto in Full HD ogni anno con un altro 20% di sconto e poi, ad esempio, una cronologia delle foto trasmesse negli ultimi 12 mesi, la possibilità di archiviare e filtrare quindi le foto, 50 immagini tra i favoriti, quindi le vostre più belle immagini le potrete mettere in una cartella anche online e quindi potrebbero essere sempre disponibili. Poi ci sarebbero anche contenuti esclusivi che sono disponibili soltanto per le partecipanti al club. Io direi che questa parte è finita qui, adesso vi faccio vedere ancora sul campo alcune impressioni tecniche riguardo l'utilizzo delle due fototrappole. Ci vediamo nel bosco. Ciao a tutti! Come potete vedere, la fototrappola e lo smartphone si sono già agganciati, tant'è vero che all'interno delle immagini vedete mia moglie che mi sta riprendendo durante la videorecensione, quindi è un sistema veramente molto rapido da utilizzare. Un'altra caratteristica che mi è piaciuta di questa fototrappola comunque è un po' la dipendenza che dà, perché nel momento in cui voi siete seduti in salotto e guardate attraverso il display del vostro smartphone, potete in realtà aprire una, diciamo così, una finestra in mezzo alla natura, anche stando comodamente seduti a casa. Questa caratteristica è anche molto piacevole perché poi potrete condividere anche questa passione, ad esempio con amici o con componenti familiari. Io vedevo spesso mia figlia, la più piccola, che alla sera verso le 9 andava a vedere sullo smartphone di papà se era arrivata la cerva o se invece stava passando il tasso dalla solita pista. Quindi è anche un modo diverso, ecco così, per fare anche divertire un po' i nostri ragazzi. Parliamo adesso invece degli abbonamenti. Io quando iniziai a fare fototrappolaggio, quindi verso il 2014, mi ricordo che c'erano delle procedure abbastanza complicate e anche costose per poter ricevere le immagini sul proprio cellulare. Dovevo acquistare ad esempio una SIM e impostare attraverso il sistema della fototrappola anche dei codici per consentirne l'attivazione. Invece devo dire che con la Spy Point questo non accadrà, è veramente, ve lo ripeto ancora una volta, un'attivazione immediata. Parlando invece degli abbonamenti, c'è l'interessantissimo innanzitutto abbonamento gratuito che è compreso nel prezzo delle fototrappole. Quindi se voi non avete esigenze particolari, volete ricevere 100 immagini ogni mese gratuitamente, non vi serve fare nulla, è un abbonamento gratuito già inserito all'interno del prezzo della fotocamera. Potrete invece spendere 5 euro al mese allorché vogliate ricevere 250 fotografie, 10 euro al mese per 1000 fotografie al mese, fino ad arrivare al pacchetto più professionale, che è quello, diciamo così, di fotografia illimitata, che è pari a 15 euro tutti i mesi. Iscrivendovi al club, che ovviamente ha un piccolo costo, avrete la possibilità, come vi ho già detto, di usufruire di uno sconto del 20% su tutti gli abbonamenti di tutte le fototrappole che potrete utilizzare. Perché vi dico tutte le fototrappole? Perché attraverso l'applicazione Spy Point voi avete la possibilità di gestire un numero illimitato di fototrappole. Io sono arrivato fino a 3, però secondo me è facilmente gestibile, anche perché è possibile escludere ogni qualvolta si voglia una o più fototrappole, vedere magari le foto che vengono prodotte da una fototrappola installata in un sito perché per voi è di particolare interesse. Ma quali sono i pregi della versione Solar? Ma innanzitutto la sua maggiore autonomia. Mentre infatti stavo scrivendo l'articolo, la Solar è rimasta fuori per 14 giorni. E vi assicuro che dalle mie postazioni di ripresa ho dovuto lavorare parecchio, producendo decine di fotografie. Questo modello, ad esempio, ha scattato esattamente 1331 fotografie, tra cui 400 di giorno e il resto di notte. E seppur non fosse installato in una zona molto solata, ancora un'autonomia dell'80%.
Poi alle 9 di mattina ho visto che tende a salire un po' grazie al pannello solare nell'arco della giornata. Il problema è che utilizzandola intensamente, visto l'attività di animali selvatici che c'è in questa zona, di notte lavora parecchio. Di contro, la versione senza pannello solare, che ha prodotto circa 300 foto in 17 giorni, equamente suddivise tra giorno e notte, ha un'autonomia attuale pari al 70%. Ritengo quindi molto utile acquistare la versione potenziata della Link LTE, il modello Solar, qualora si intenda piazzare la fototrappola per molti giorni, godendo magari dell'abbonamento premium illimitato che costa, ve lo ripeto, 15 euro al mese. Adesso vorrei esaminare con voi qualche immagine. Questi sono dei file che ho scaricato ovviamente dalla scheda SD. Questo è un cinghiale e, come vedete, ho riportato i dati di scatto automatico generati dalla trappola fotografica. Attraverso un programma di grafica sono riuscito a vedere le informazioni. Sono state scattate quasi tutte con focale 7,3 tra un decimo e un quarantesimo, sempre F3, ISO 100 e ISO 200. Questo ad esempio è una cerva con la prole, questo è un tasso, e adesso vi faccio vedere un altro ingrandimento di sempre lo stesso tasso ma in un altro fotogramma, giusto per farvi vedere la qualità. Ecco, qua erano le 10:30 di sera con 4 gradi del 20 febbraio e, come vedete, comunque si vedono molti dettagli sulla pelliccia del tasso. Questa invece è una faina, e di questa foto, visto che vorrei mostrarvi comunque imparzialmente le immagini, vi faccio vedere il piccolo fotoritocco che ho effettuato. Come vedete, quello sotto è la foto originale e ho fatto un riquadro per mostrarvi il contrasto e la nitidezza che ho aumentato leggermente nelle foto che poi vi sto presentando, comunque niente di trascendentale. Questo invece è un crop dove si vede un po' di aberrazione cromatica, ma molti dettagli su questa testa di muflone. E invece, per finire, vi vorrei far vedere invece sempre lo stesso soggetto in un orario differente. Devo dire che comunque questa fototrappola ha un'ottima qualità d'immagine, soprattutto in proporzione al prezzo di acquisto. In definitiva vi devo dire che queste due fototrappole della serie Link mi sono veramente piaciute e sono molto facili da installare, come penso avrete capito. La costruzione è decisamente buona e soprattutto sono anche leggere e discrete sia da trasportare che da installare. Io direi di sintetizzare il tutto attraverso i pregi e i difetti. Tra i pregi posso citare innanzitutto una facile gestione delle fototrappole attraverso l'applicazione smartphone, quindi in remoto. Una ottima qualità fotografica, secondo me, in proporzione al prezzo di acquisto e alla somma delle caratteristiche tecniche fornite. Il piano gratuito da 100 immagini, che per molte persone potrebbe comunque essere sufficiente se non interessante, e anche la dotazione di serie abbastanza completa, quindi dalla micro SD alle batterie e comunque anche al cavetto per il montaggio. Per quanto riguarda invece la versione Solar, ne ho apprezzato l'autonomia grazie anche alla presenza della cella solare e alla più performante batteria litio integrata, che, diciamo così, è migliore rispetto alle classiche batterie alcaline. Parlando di difetti, vi posso citare ogni tanto la presenza di un po' di sovraesposizione all'interno delle immagini, però visto che con un po' di capacità di inquadratura, di riuscire a riconoscere anche qual è il componente, il soggetto, l'oggetto che potrebbero più o meno riflettere e sovraesporre l'immagine, devo dire che comunque la sua capacità, diciamo così, espositiva è nella media. Un altro difetto, che forse difetto non è, in realtà è la dipendenza da questo prodotto. Si diventa veramente dipendenti, perché nel momento in cui voi installate un sistema SpyPoint Micro LTE oppure Solar e avete lo smartphone a portata di mano, potreste passare i primi giorni e continuare a controllare e curiosare che cosa si presenta magari nei boschi a una certa ora oppure nella rimessa dove c'è la vostra preziosa barca e così via. Concludo questa recensione citando nuovamente i prezzi. Sono 239 euro IVA inclusa per il modello Micro LTE e 379 per il modello Micro LTE Solar. Io colgo anche l'occasione per ringraziare Canicom, la figura di Andrea Bianchi e Roberto Dal Porto, per l'assistenza e comunque per tutti gli accessori che mi hanno fornito, soprattutto lasciandomi la possibilità, come sempre preferisco, di essere libero di citare le mie impressioni anche a favore dei lettori di Binomania.
Io vi saluto, questa video recensione termina qui. Se ancora non l'avete fatto, vi prego di iscrivervi al canale YouTube di Binomania e di visitare quotidianamente il sito ufficiale, che è www.binomania.it. Noi ci vediamo come tutti i venerdì sera alle ore 20 sul canale ufficiale di Binomania e mi raccomando, buone osservazioni a tutti voi, e per chi non fosse appassionato del fototrappolaggio, questa potrebbe essere un'occasione utile per cominciare. Dietro le quinte di Binomania.